Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro Nico Gaming per questo nuovo ed esaltante gameplay del gioco di ruolo di Vampiri la Masquerade. Inizia l'orrore, inizia finalmente l'orrore. Cominciamo subito la trama del gioco. Carissimo Alex. Se non vuoi sentire ciò che devo dirti, per tua sicurezza ti consiglio di ridurre in cenere questa lettera. Perdona il tono melodrammatico che avrebbe compiaciuto il signor Stoker, ma ho necessità di convincerti della mia urgenza, non solo nello scriverti queste righe, ma per la questione del nostro primo incontro, il quale, come a questo punto dovresti aver capito, non era un semplice abboccamento. La Willa che hai conosciuto aveva effettivamente dei secondi fini, sebbene non quelli che forse speravi e immaginavi. Era invece una questione di vita e di morte e del loro capovolgimento. Non ti avrei mai avvicinato né come Willa né come me stessa, se non fosse per due fatti inestricabilmente connessi tra loro. Per prima cosa, tu saresti morto dopo decenni di agonia. I dottori avrebbero scoperto che il tuo sangue era malato e quindi, incapaci di discernerne la verità, avrebbero attribuito alla tua condizione qualunque nome suonasse bene alle loro orecchie in quel momento. Per tua madre, la definirono sindrome Chediak Higashi, mentre uno stimato specialista di Zurigo diagnosticò a tua nonna una talassemia maior, mentre tuo bisnonno Quincy morì lentamente di leucemia mielogena cronica. Secondo, l'uomo, la bestia che ha corrotto la tua stirpe, non c'è più. Ritengo che egli finalmente sia davvero morto, scovato da qualche Godalming, agevolato da strumenti digitali oppure, come debba ancora sperare, defunto così come muoiono gli esseri naturali nel sonno illuminato dal sole e in pace con il creatore. Credevo di aver sentito la sua ombra sollevarsi da noi quando lo sconfiggemmo la prima volta ed ero convinta che il suo sangue fosse morto con lui. Scoprì la verità solo dopo aver messo al mondo Quincy e trasmesso inconsapevolmente a mio figlio il sangue corrotto. Invero, benché incubi e visioni me l'avessero forse bisbigliato in precedenza, fu tramite una missiva proprio come questa che ebbi conferma della verità. Egli viveva ancora, e come si evinceva, la sua influenza su di me non era stata del tutto spezzata. La lettera conteneva un tentativo di confessione, sebbene avvolto in una minaccia. Mi svelava di aver seguito le vite di mio figlio e dei miei nipoti con grande interesse. Seppi allora che finché gli manteneva tale interesse io non potevo fare nulla per loro e che in realtà non avrei dovuto fare nulla. Tale certezza è venuta meno nel vederli spirare uno a uno, avvelenati dal suo sangue. Ho visto le loro ossa e i loro denti ribellarsi contro la carne. Li ho visti ritrarsi dalla luce del sole e dalle consolazioni del sereno al di là. E non potevo neppure dirgli perché. Non senza mettere ulteriormente in pericolo loro e i loro cari. In quello almeno lui fu migliore di me. Mi fornì correndo un rischio che in seguito scoprì assai grave, una spiegazione della mia natura alterata e del mondo di tenebra nel quale la mia follia e la sua rapacità mi avevano fatta sprofondare. Bruciai la sua missiva subito dopo averla letta. Avevo una memoria eccellente per i particolari anche quando ancora mi aggiravo di giorno. E averla conservata ci avrebbe messo tutti in un pericolo non necessario. Ora però le circostanze sono cambiate. Così come ti ho passato il suo sangue, sento anche di doverti trasmettere il suo sapere, aggiungendo per la parte in cui da esso si discostano le mie esperienze dirette. A questo punto avrai già sperimentato il dolore dell'abbraccio e la nuova agonia della fame. Presumo tu abbia visto abbastanza film dell'orrore da intuire l'essenza di ciò che ti è accaduto. Per quanto la tua ipotesi sia corretta per decisione e necessità, le tue fonti sono nel migliore dei casi incomplete. Per spezzare una lancia a favore di quegli sceneggiatori, tuttavia, devo dire che anche le nostre contengono contraddizioni e forse qualche falsità intenzionale. E giacché è mio dovere farlo, per molte ragioni cercherò di indirizzare la tua comprensione sulla giusta via. Per cominciare, ci compiacciamo di affermare che crocifissi, aglio, erba luparia, acqua corrente e altri elementi folcloristici non ci minacciano né ci incutono timore. Ho tuttavia veduto con i miei occhi più di un fratello, così ci chiamiamo tra di noi, fratelli, respinto energicamente dagli emblemi sacri, forse a causa di null'altro che qualche residuo di fede umana.
Analogamente, molti più di quelli tra noi che sono disposti ad ammetterlo possono essere spinti, dalla fatica e dalla fame, a comportarsi seguendo gli schemi tracciati dai racconti popolari. Contare semi, fermarsi al bordo dell'acqua, evitare gli animali bianchi. Ovviamente, i più esperti tra noi evitano qualsiasi animale di qualsiasi voglia colore, a meno che le nostre arti o abilità non ci conferiscano la capacità di calmarli. Essi percepiscono su di noi l'odore della morte e ringhiano o ci sfuggono a seconda della loro indole. Se alcune cose racchiudono solo la minaccia che si consente loro di avere, altre possono farci male sul serio. Il classico paletto di legno nel cuore o persino un danno sufficientemente grande inferto con armi metalliche e proiettili paralizza un fratello, spedendolo in un profondo torpore dal quale si risveglia solo lentamente dopo decenni, a patto che il suo sangue sia denso e forte. Una volta impalettato, la decapitazione o il fuoco uccidono uno di noi con la stessa certezza di qualsiasi mortale. E anche senza il paletto, le fiamme divorano la nostra carne. Lo stesso vale per la luce del sole, sebbene non in egual misura gli anziani subiscono i tormenti dell'inferno sotto il sole. Mentre alcuni dei più giovani tra di noi, cosiddetti sangue debole, ma ne andremo a parlare più avanti perché ovviamente questa è soltanto un'introduzione di Vampiri la Masquerade, possono andarsene in giro di giorno senza altra conseguenza che una lieve scottatura, perché ovviamente sono sangue debole, risentono meno degli effetti degli altri vampiri, perciò subiscono soltanto lievi scottature da sole. Nonostante i vantaggi della gioventù, tuttavia, nella società dei fratelli l'influenza si misura con l'età. Esatto, qui l'influenza si misura con l'età. Si tratta di qualcosa di più di un'aristocratica inerzia. Il sangue si diluisce e diviene meno potente mano a mano che la nostra specie lo trasmette di generazione in generazione. Il primo di noi, secondo la leggenda, fu Caino, maledetto per aver ucciso suo fratello, e poi una seconda volta per l'arroganza di aver fondato una città da governare. Egli generò altri tre come lui, la seconda generazione, i quali a loro volta ne produssero una terza e così via, finché il diluvio non distrusse la loro città, annegandoli quasi tutti. Quindi Caino se ne andò, lasciandosi alle spalle gli antidiluviani superstiti. Gli antidiluviani avevano tramato la distruzione del loro sire e pari, consolidando il proprio potere e preparandosi per il banchetto. Dopo il bagno di sangue, ognuno di essi diede origine a una stirpe tutta sua, un clan governato da specifici vizi e virtù che si sarebbero tramandate nei secoli, mentre il sangue si indeboliva ogni successiva generazione. Con il tempo gli antidiluviani si nascosero. Non volendo ispirare un altro parricidio del quale stavolta sarebbero stati le vittime, alla fine essi divennero leggende. Alcuni scelti dei fratelli considerano l'idea stessa della loro esistenza un mito o persino un'eresia. Da parte mia preferisco credere alla storia della Madre Oscura, la strega Lilith, che insegnò a Caino le arti alchemiche che gli infuse nel sangue dei suoi infanti. Secondo la leggenda, lei e Caino pianificarono una qualche grande opera, o che l'impazienza e il tradimento di lui infine rovinarono. Ma non insisto troppo su queste cose. Ti basti sapere che le colpe dei padri sembrano davvero indebolire la loro stretta da una generazione all'altra, e questa è al tempo stesso una benedizione e una condanna. I nostri anziani non devono temere soltanto il sole, ma sono anche costretti a bere più sangue per rimanere attivi, e non possono ricavare nutrimento alcuno dagli animali, nemmeno se ne andasse della loro esistenza. Come tutti i vecchi, vivi o non morti, essi si fossilizzano nelle loro consuetudini e rifiutano di cambiare e adattarsi. Dimenticano lentamente le loro vite mortali e persino alcune parti della loro esistenza immortale, salvo i rancori e i torti subiti. Persino i fratelli giovani, come me, vedono che i ricordi si affievoliscono se non vengono rinfocolati intenzionalmente, e con lo sbiadire dei ricordi lo stesso accade anche ad altre qualità umane. Non solo compassione e amore, ma anche la misura e la comprensione. Ma mano a mano che perdono il contatto, diventano sempre più soggetti alla furia famelica della bestia. La bestia e la fame saranno le tue onnipresenti compagne di esistenza. Ovviamente, se vorrai liquidare la bestia come una semplice e comoda scusa per le nostre trasgressioni, una specie di proiezione del subconscio o qualsiasi altra cosa postulino al momento gli alienisti, da parte mia non meriterò offesa. Anzi, sarei lieta di sapere che ancora ne devi provare l'alito rovente sull'anima. La prima volta in cui tradirai una promessa mortale per un desiderio mostruoso giungerà abbastanza presto da obbligarti a giudicare da solo la realtà della bestia.
Ogni fratello ricorda l'episodio in cui la bestia lo ha afferrato per la prima volta, ovvero la brama di sangue. Temiamo tutti la notte in cui nulla servirà ad allentare i suoi artigli, la notte in cui non riusciremo più a tornare noi stessi, la consapevolezza che prima o poi si perderà il controllo, che si è destinati a fallire. Rode le nostre menti come un ratto mastica la gomena di una nave, facendo dell'eterna esistenza un crudele motteggio. Qualcuno tenta di zittirne e rosicare con le ossessioni, tipo arte, gioco d'azzardo, vestiario elegante, la politica senza fine. Altri cercano invece riparo nelle illusioni, negando i propri atti bestiali o spiegandoli con la finzione di averli compiuti intenzionalmente. Ovvero sì, vabbè, ho ucciso uno, però non l'ho fatto intenzionalmente. Tracciano confini attorno alla loro pazzia. Uccidono solo gli abbietti, chi se lo merita o per proteggere chi è davvero buono. Tali sofismi possono alleviare la colpa, ma la bestia non ne viene distratta a lungo. Per tenere a bada la bestia, la maledizione ci obbliga a saziare la nostra fame cibandoci di sangue. Dunque dobbiamo agire come bestie, se non vogliamo diventarlo. La nostra fame aggiunge all'inedia e all'arsura sperimentate dai mortali una costante ricerca di appagamento e l'infantile necessità di un rifugio sicuro. È lussuria, giustificazione, un narcotico più forte della morfina, un ago più acuminato della cocaina. Qui ricorre una prosa fiorita, ma in realtà è proprio la fame a vestire di melodramma le nostre sensazioni, e noi annaspiamo per restare al passo. Essa ci spinge, ci tormenta, ci distrae, e si allontana del tutto solo quando prosciughiamo completamente il sangue di un essere umano. E poi ritorna la notte dopo, e quella dopo ancora, per l'eternità. Il sangue che beviamo fa altre cose oltre a saziare la nostra fame, per quanto ciò sarebbe già sufficiente. Amplifica le nostre passioni e in alcuni casi le nostre capacità. Se beviamo da un depresso sentiamo sbiadire il nostro appetito per l'amore, ma forse ciò migliora la nostra capacità di passare inosservati. Ognuno degli antidiluviani conferì ai successori della sua stirpe dei doni specifici, invisibilità per i Nosferatu, mesmerismo per i Ventru e così via. Anche il mio sangue concede tali tratti, più altri che potrebbero essere specifici del mio iniziatore. I legami apparentemente inviolabili dei nostri rituali e credenze e invero delle nostre fisiologie diventano nebbia e fumo se messi alla prova, proprio come farebbe il mio sire in extremis. Ci ritroviamo legati attraverso il sangue, prima di tutto al nostro sire, il cui abbraccio ci ha introdotti alla non vita. Come hai ora sperimentato, il cambiamento in sé non è un semplice sorso di romanticheria, bensì il transito agonizzante oltre la soglia della morte. Colei che desidera trasformare il suo compagno deve prima prosciugarlo completamente, sorgendone il sangue fino all'ultima goccia. Poi spalma o fa gocciolare la propria vita e il suo icore vampirico sulle labbra del nuovo defunto. Quindi, se tutto va bene, il cadavere inizierà a sua volta a succhiare il sangue di lei dal polso, dalla gola o dal seno, rinascendo come suo infante. Se una persona viva consuma la vita, come feci io, non sapendo ciò che facevo, ne risulta comunque alterata. Invecchia molto lentamente e può compiere azioni al di là delle proprie capacità normali, ma diviene schiava del volere del suo padrone. In rari casi vi sono altre conseguenze, come i membri della mia stirpe hanno imparato fin troppo bene. I peccati della madre ricadono per sempre sui suoi figli. Allora, un effetto analogo segue i fratelli che si cibano del sangue di uno di loro. Il sapore della vita provoca un delirio incomparabile a qualsiasi altro. Si dice che bastino tre sorsi della medesima fonte per legare il bevitore con il vincolo di sangue, assoggettandolo al donatore, come qualunque infante al proprio sire. L'effetto non è assoluto, c'è chi può nutrirsi da suoi infanti senza incorrervi, e gli antediluviani potrebbero cibarsi liberamente dei fratelli inferiori, almeno secondo le storie. Esistono anche casi nei quali certi riti o capricci del fato indeboliscono il legame quanto basta per consentire al vincolato di agire per imprigionare a sua volta il suo aspirante padrone. D'altro canto esiste sempre la possibilità della diablerie. Già che se un fratello prosciuga del tutto il sangue di un altro, risulta solo potenziato dall'atto, non vincolato da esso. Piuttosto ovviamente. Tutti i principi e baroni anarchici condannano in toto tale pratica fratricida, definendola diablerie, essendo a quanto pare insensibile all'ironia del tentare di spaventare i dannati con lo spauracchio del diavolo. Sopravvivere ad anche uno solo di questi atti richiede ben più della sconfitta di un predecessore.
Occorre nascondersi a ogni ramo della nostra società, anche da quelli teoricamente in guerra tra di loro nella sempiterna ed essenzialmente cannibalesca jihad. Con il nome di jihad, i fratelli ammantano di falsa dignità i loro incessanti e ambiziosi giochi di tradimenti, cospirazione e vendetta. Qualcuno afferma che sia la maledizione di Caino a obbligarli a tali atti di invidia e malizia. Ma qualunque sia la legge divina o naturale che dà vita a tale comportamento, i fratelli lo abbracciano con entusiasmo. Dei predatori tormentati dalla fame e spinti dalla bestia, sono custodi assai inverosimili di un perfetto Eden. La Camarilla, una cospirazione mondiale di fratelli risalente al Rinascimento, esiste per porre freno a questa tendenza, o quantomeno per indirizzarla verso coloro della nostra specie che non vi si conformano. L'ordine, dal canto suo, sostiene di esistere per tutelare la Masquerade, uno schema di occultamento purtroppo necessario dovuto a un semplice e ineluttabile verità. Siamo terrificanti, ma in netta inferiorità numerica. Ovviamente, praticamente, la Masquerade sarebbero gli odierni vampiri che praticamente hanno creato delle regole specifiche per non farsi riconoscere nel mondo degli umani. L'importanza vitale della Masquerade naturalmente non giustifica ogni azione tirannica compiuta nel suo nome. Gli anziani e i principi della Camarilla esigono un controllo totale sui loro territori, decidendo chi ha diritto di abbracciare e ordinando a loro piacimento la vera morte dei disobbedienti. Come ovvio, non tutti si trovano in accordo con tali metodi. Coloro che si oppongono sono generalmente definiti anarchici, sebbene tra le loro fila esistano tante variazioni quante se ne annoverano in qualsiasi rivoluzione umana. Alcuni cercano di stabilire le loro meschine dittature, altri vogliono semplicemente essere lasciati in pace a cacciare, studiare o scivolare nella follia. Ciononostante, la Camarilla li considera tutti dei nemici, non migliori del Sabbat, setta di vampiri sprofondati a livelli di perversione persino più profondi e dei quali, per mia fortuna, conosco ben poco. Con un solo secolo, credo, di non vita, non sono abbastanza vecchia da sentire il richiamo che attira gli anziani a Levante, spingendoli a est per dare battaglia al Sabbat nella guerra della Gehenna. Qualcuno dice che questo conflitto prelude all'autentica apocalisse della nostra specie, altri che la fine della nostra epoca è già arrivata e passata, lasciando il mondo mutato in attesa di ulteriori cambiamenti. Il bisogno di cercare catastrofi mitiche sembra oggi piuttosto discutibile, dato che in tutto il mondo i governi mortali hanno iniziato a trasformarci in prede. Mi è doloroso, dopo tutto questo tempo, essere in questa posizione. La Masquerade, indebolita dalla tirannia e lacerata dalla ribellione, in certi ambienti è collassata quanto bastava per far nascere una seconda inquisizione. Il Vaticano, gli americani e gli inglesi, una coalizione simile, solo armata estremamente meglio, al drappello della luce che un tempo io stessa affiancai, invia soldati a bruciare i nostri rifugi e sguinzaglia la sua polizia computerizzata a cercare le nostre tracce nelle banche, nella politica e in qualunque altro posto tali indizi possano esistere. E non vi è dubbio che altre nazioni prenderanno esempio da loro, se già non lo hanno fatto. Tutto ciò dovrebbe rafforzare il mio avvertimento per te sulla segretezza. Ho cercato di fornirti abbastanza informazioni per sopravvivere alle tue prime notti senza indurre un tuo avventato coinvolgimento nei giochi dei tuoi anziani. Se siano più pericolosi i paletti dell'Inquisizione o i sorrisi della Camarilla è irrilevante. In mezzo ai lupi e al cacciatore non ci sono luoghi sicuri, perciò devi fare una scelta. Ti unirai alla Camarilla, quel raffinato regime che opera alla stregua di una società segreta tra le ombre del potere mortale, o sommerai la tua forza al movimento anarchico che vi si oppone sognando la libertà? Tra i morti esistono molte altre sette fazioni, ma nessuna di esse si adatta agli ideali che ti augurerei. Ti sarai anche svegliato in preda a bisogni mostruosi, ma so che tieni molto alla tua umanità, così come me. Per questo motivo ti consiglio di riflettere attentamente sulle tue decisioni. Quasi tutti i sire tendono a compiere la scelta al posto degli infanti, ma io ho visto troppa schiavitù per imporre la mia volta su di te. Un'ultima richiesta. Trovandoci ormai alla fine, potresti avere indovinato la realtà del nostro rapporto. Per essere una che dice di apprezzare le spiegazioni e l'onestà, ci sono indubbiamente arrivata per via alquanto traverse. Infatti, io non sono solo colei che ti ha abbracciato, ovvero che ti ha morso, ma anche la tua trisavola. Se già hai dedotto ciò, forse ne hai derivato anche il resto, guidato dalle storie di famiglia poco saggiamente ripetute nottetempo dinanzi al focolare. Noi, il tuo trisavolo e io, l'omonimo del tuo bisnonno e altre anime coraggiose, un tempo demmo la caccia a uno dei fratelli e, sì,
Una versione distorta della nostra caccia apparve per la prima volta nelle pagine di un romanzo e poi sugli schermi dei cinema. E forse voi avete capito di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando ovviamente di Dracula. Pensavamo di averlo distrutto. Nella sua lettera egli dichiarava di avermi risparmiato la vita, la mia vita mortale. La rivelazione del suo ritorno, che anni prima mi avrebbe spaventata, ora mi dava la speranza che lui sarebbe riuscito ad aiutarti dove io non potevo. Forse mi aspettavo che lui prendesse la mia vita in cambio ed ero pronto all'eterno riposo, ma come risultò poi, non fu quello il prezzo che richiesi. Dopo il mio abbraccio, la bestia, che mi attendeva al varco sin dalla prima volta in cui l'avevo elusa, si nutrì a sazietà. Per molti anni a seguire non mi avrebbe lasciato andare, e sono lieta che tu non fossi presente per assistere alle mie azioni. Pertanto mi asterrò a mia volta dall'assistere ai tuoi sforzi per scoprire la tua vera natura. In mia vece ti consegno il fascicolo di testimonianze e frammenti che ho raccolto negli anni da una moltitudine di fonti. Vi troverai trascrizioni che mettono a nudo la nostra storia e i nostri metodi, nonché dilemmi esistenziali affiancati a resoconti sulla nostra fisiologia e ideologia. Troverai persino testimonianze scritte da coloro che bramano di cancellarci con il fuoco e la fede. Studiale bene e decidi da solo cosa fare del dono o del fardello che ti ho inflitto. Non vedrai Willa mai più. Ma nemmeno avrai una sira autoritaria che ti ordina di lanciarti nel pericolo o ti gioca come un immaginario asso nella manica in qualche insensata partita whist dei fratelli. L'unica cosa che ti chiedo è che tu mi faccia la stessa cortesia. Hai tutte le ragioni di detestarmi per aver scelto di portarti nella dannazione invece di guardarti morire come ho fatto con le precedenti 3 generazioni della nostra famiglia. Ma se così sarà, ti imploro di dare al tuo disprezzo la stessa forma della tua cortesia, cioè allontanandoti e scomparendo dalla mia esistenza. Dobbiamo cercare di essere tanto liberi quanto ce lo consentono le nostre nature, e per questo motivo io non posso trattenermi oltre. Tua, Wilhelmina Harker. Bene ragazzi, questa ovviamente era una breve introduzione al gioco di ruolo di Vampiri la Masquerade, ovviamente nel mondo di Tenebra vampiri ed esseri ancora più strani si celano nelle masse sconfinate dell'umanità, somigliano a noi, si sforzano di agire come noi, ma alla fine della notte loro sono i predatori e noi siamo le prede. Il mondo di Tenebra non è un lontano reame fantastico dove ogni regola è differente, i vampiri sono vicini a voi. Forse la donna che avete notato alla festa techno era una vampira, forse lo era anche il DJ e i buttafuori che avete visto alla porta, persino quelli con gli occhiali da sole decorati con le fiamme. Forse erano tutti vampiri ed erano tutti d'accordo, tutti quanti dannati. Gli orrori mostruosi e nascosti del mondo di Tenebra compenetrano la società umana. Bizzarre creature cacciano nei vicoli solitari e si aggirano nelle soiree dell'alta società con identica disinvoltura. Umani come siamo, non ci accorgiamo di loro finché non è troppo tardi. Il mondo di Tenebra è un luogo decadente, zeppo di corruzione, violenza e ipocrisia. In questo è simile al mondo reale, ma deve anche confrontarsi con terrori soprannaturali che amplificano tutte le peggiori inclinazioni umane. Guardate i notiziari e riflettete su quali eventi potrebbero essere stati influenzati dal tocco impalpabile dei non morti. Il nostro mondo, il nostro tempo, proprio qui e ora. Arriverai a comprendere che il sangue è il tuo padrone. Sei divorato dall'interno. All'inizio non te ne accorgerai, ma poi poco a poco capirai che l'umanità è solo un lontano ricordo. Saprai di aver vissuto in mezzo ad essa, ma svanirà come un sogno. Ti resterà solo l'ombra di un ricordo, finché anche tu non diverrai un'effigie, indistinta di chi eri un tempo. La bestia interiore indosserà la tua pelle, finché sarà in grado di mantenerla sazia. Questa ovviamente era una prima introduzione al gioco di ruolo di Vampiri la Masquerade. La brama di sangue colpirà anche voi. Mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci per questo nuovo gioco di ruolo che ho deciso di portare sul canale. Perciò mi raccomando ragazzi, lasciate un like, naturalmente continuate a seguirci mandando il vostro supporto iscrivendovi al canale. A presto per un nuovo video.